il 2027. Le nuove scoperte della biotecnologia permettevano alle persone di potenziare le proprie capacità fisiche e mentali, a patto che avessero abbastanza denaro, ovviamente. Stava nascendo una nuova specie, metà macchina, metà essere umano. E almeno a Detroit non tutti approvavano la cosa. Non voglio lasciarci la pelle, mi serve qualcosa di letale. Scegli tu, però ricorda che Singh è in incognito. Quindi vedi di controllare bene prima di sparare. E la portata? Là dentro ci sono molti spazi aperti con soffitti alti, ma anche numerose stanze di piccole dimensioni. Quindi è un tiro alla cieca alla fine. Non ho intenzione di andare troppo sul personale. Dammi qualcosa con una buona portata. Come vuoi, così ridurrai il rischio di essere visto, compromettendosi. Un'ultima cosa, Jensen. Singh dice che i Jin utilizzano un dispositivo Wi-Fi per potenziare le comunicazioni. Se lo disattiverai, avrà più possibilità di mantenere la propria copertura. Vedrò di localizzarlo, ma non dobbiamo muoverci. Non c'era una tempesta in arrivo? Sì, c'è. E le informazioni sull'operazione sono arrivate all'ultimo. Per cui dovremo improvvisare un po'. La tua priorità, ricorda, è tenere i Jin lontani da quell'atrio. Ricevuto. Adesso vediamo di concentrarci, signori. Ci stiamo avvicinando al bersaglio. Task Force Actual, qui Knife Leader. Attivare propulsione silenziosa e scendere a 1500. Leader, qui Jensen, sono sul tetto. Ricevuto. Penetra nell'edificio. La via d'accesso che devi bloccare è dall'altra parte degli attici. E ricorda, il percorso più diretto potrebbe non essere quello più facile. Confermato. McCready si farà vivo appena la sua squadra sarà a terra. Miller, chiudo. Stiamo attraversando la lobby verso... Ah, cazzo! Che succede? I Jin hanno attivato dei generatori. Dovremmo violare le tastiere. Divertiti, McCready. Hanno molte forme e colori. Ricorda che il rosso è un brutto segno. Vaff... Fa
fanculo.